con Paola Varesi del Museo Cervi per presentare la 19ª edizione del Festival Teatrale di Resistenza, premio Museo Cervi, Teatro per la Memoria, Casa Cervi a Gattatico, Reggio Emilia, dal 7 al 25 luglio 2020. Paola, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità come sempre e dell'attenzione come sempre. Presentiamo questo festival. Sì, anzitutto siamo alla 19ª edizione e questo è un grande orgoglio per noi perché il prossimo anno compieremo 20 anni, ma è maggior ragione un elemento di contentezza l'averlo organizzato in un momento come questo. Il momento non è semplice, c'è un'emergenza che ci attanaglia tutti, che ci costringe insomma a rivedere i comportamenti, però d'altra parte era importante che l'Istituto, il Museo Cervi, desse un segnale di ripartenza, di ripresa, e lo desse attraverso la cultura, che è, vabbè, il fatto identitario, l'elemento di identità e di lavoro dell'istituto, e soprattutto attraverso il teatro, cogliendo questo elemento che il teatro, anche in questi mesi di lockdown, di chiusura, non ha mai taciuto, anzi la cultura, il teatro, la musica ci ha tenuti vivi sostanzialmente, riempendo di senso quel vuoto che tutti come cittadini, cittadine stavamo vivendo, e proponendo anche altri modi per stare insieme, altre connessioni, altri collegamenti. E quindi ci sembrava importante ripartire proprio con il teatro, con la capacità che il teatro ha di riempire di senso e di contenuti anche momenti difficili come questi, soprattutto magari di creare nuovi modi di stare insieme, nuove socialità. Un teatro che probabilmente queste cose le prevedeva già, insomma, sostanzialmente, nel senso che è un teatro di presenza, di condivisione, e che è capace di fare condivisione anche senza la presenza fisica, anche se poi il teatro in effetti deve vivere, insomma, anche delle presenze, e noi lo facciamo appunto in presenza, però è capace anche di creare connessioni laddove queste presenze sono assenze momentanee. E quindi insomma è un motivo di orgoglio dare un segnale dell'esserci, ecco. L'istituto l'ha voluto fortemente, non appena si sono presentate le condizioni, pur nel rispetto anche di tutte le normative di controllo, anti-Covid, eccetera, però ha deciso di ripartire con il teatro, che è un grande segnale di attenzione anche a questo mondo, tra l'altro in difficoltà economicamente, quindi portando sul proprio palco dell'Aia di Casa Cervi compagnie giovani che arrivano da tutta Italia anche quest'anno, perché partiremo proprio stasera con una compagnia che arriva da Ortona, il Teatro del Crack, con un lavoro sulla memoria, perché è dedicato all'esperienza tragica ma ancora estremamente attuale di Liliana Segre. Quante saranno le opere presentate e quali sono i giorni della settimana dedicati? Allora, eccoci qui. Allora, partiamo stasera che è il 7 luglio e ci tenevo a ricordare che il festival debutta sempre il 7 luglio, non è un caso, perché il 7 luglio è la data dei morti di Reggio Emilia del 1960, cioè questi operai che caddero a seguito di una manifestazione sindacale per mano del governo fascista di Tambroni, e quindi è una data storica alla quale ci atteniamo proprio per dire come storia e memoria non siano fatti che dobbiamo, non so come dire, tenere separati dalle nostre vite, e soprattutto il Novecento con questi eventi. Prima abbiamo parlato di Liliana Segre, adesso parliamo appunto dei morti di Reggio Emilia del 7 luglio 1960, non sono fatti chiusi ma che vanno ricordati, anche perché c'è una necessità di permanenza della memoria, insomma, attacchi alla Costituzione, attacchi alla libertà, attacchi al lavoro, attacchi alle diversità come quelle che ha vissuto Liliana Segre, sono all'ordine del giorno anche oggi. Quindi ribadire la necessità di ricordare quelle date, quegli eventi, anche attraverso le attività culturali teatrali, è uno degli obiettivi del festival. Quindi si apre il 7 luglio, stasera con questo spettacolo del Teatro del Crack, poi si prosegue il 9 luglio con uno spettacolo intitolato Pietra su Pietra, una storia di cooperazione che recupera quelli che sono i valori identitari della cooperazione in una terra poi che vede la nascita, qui siamo in Emilia, che vede la nascita del movimento cooperativo. Si passa a sabato 11 luglio con uno spettacolo che si intitola Digiunando davanti al mare, e questa è una compagnia che arriva da Lecce, pensate insomma anche lo spaccato d'Italia che il festival restituisce, Principi Attivo Teatro si chiamano, e faranno una rappresentazione dedicata ad Aldo Dolci, figura emblematica per la lotta che ha messo insieme contro la mafia in Sicilia, prima di denunciare l'intromissione della mafia nell'economia, nella politica, figura che è stata insignita anche di un premio Nobel, non sempre ben ricordata. Poi proseguiamo mercoledì 15 luglio con uno spettacolo di Scena Madre 3, che porta
metta in evidenza un tema sociale che però ci ha attraversato molti in questi mesi di lockdown, la famiglia. Il senso della famiglia come luogo in cui si ritrovano equilibri, in cui però ci sono anche conflitti, la necessità di ricomporre e come nucleo, come lo stato negli scorsi mesi, sia la cellula fondante dello stare insieme nel sociale. Si prosegue poi sabato 18 luglio con la Mite. Ecco, questo è uno spettacolo molto interessante di teatro presente e arrivano da Milano e anche perché porta la firma di César Brie, cioè la regia di César Brie, che è un grande del teatro, e porta in scena una narrazione, diciamo così, di un racconto di Dostoevsky su un suicidio di una donna che lo spettacolo legge come primo atto di una ribellione di genere, insomma, sostanzialmente, attraverso questa scomparsa, legge la forza di una donna che nell'assenza marca una presenza e quindi legge antilittera, ma quelli che sono i movimenti di riconoscimento delle donne scaturiti nel voto e che anche adesso vivono marcando la necessità di una presenza del femminile più forte e nel sociale, nella politica, nel mondo, nella vita tutta. Poi passiamo a martedì 21 luglio per la penultima serata, la compagnia si chiama Ferrara Off, Futuro Anteriore, anche questo è uno spettacolo che guarda il sociale perché parla di Alzheimer, della vecchiaia e anche la vecchiaia, così come la famiglia, è stato un elemento molto presente negli ultimi mesi di lockdown. Questa malattia ha colpito prevalentemente la vecchiaia, ha colpito gli anziani e questa è una riflessione anche su come con queste persone, con questi anziani, sono un elemento fondante della società, sono la nostra memoria, insomma, e con loro si debba costruire un patto perché poi alla fine è una convivenza necessaria e anche il senso di un passaggio generazionale. E chiudiamo giovedì 23 luglio con Testa di Rame, la compagnia si chiama Otto degli Ananassi, arrivano da Livorno e portano uno spaccato di storia interessantissimo, quella dei palombari, che sono figure di pescatori molto attive nel mar di Toscana, anche loro dimenticate, quindi anche qui una storia piccola di vita vissuta che poi serve per costruire uno scenario più ampio di uno spaccato di storia. Quindi come vedete storie piccole di vita vissuta, storie più grandi come quella di Danilo Dolci, tutte importanti per capire pezzi della nostra storia, per capire come questi pezzi di storia non sono relegati ai momenti in cui sono accaduti, ma invadono il nostro presente e come la resistenza da cui si parte, perché un festival di resistenza, quella storica, non abbia cessato di dirci delle cose, ma sia elemento della nostra vita per i valori che ha conquistato, ma anche perché noi resistiamo al Covid, resistiamo quando lottiamo per il lavoro, i diritti sociali, i diritti civili e quindi insomma tutti questi temi che si inanellano nel senso di costruire una resistenza che è coscienza di presenza. Stando insieme anche, stando bene, perché poi sono spettacoli anche piacevoli, ecco, si riflette, si vede uno spaccato di presente, si rappresenta uno spaccato di presente, si sta insieme, così come il teatro, molto sapientemente, molto bene, sempre riesce a fare, farci stare insieme. Nel salutarci ci lascia tutti i riferimenti internet per la programmazione? Assolutamente, vi lascio il sito www.istitutocervi.it, vi lascio la mail a cui far pervenire i posti sono numerati quest'anno, per cui è necessario prenotarsi alla mail info@istitutocervi.it e tutti i profili social dell'istituto, e quindi Facebook, Twitter e YouTube, dove viene rilanciato costantemente il nostro programma. Aggiungo un'ultima cosa, che quest'anno avremo un elemento di novità, è molto importante perché grandi del teatro contemporaneo come Emma Dante, come Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, come Antonio Latella, Alessandro Serra, Renato Palazzi, hanno voluto dedicare al festival 3 minuti di voce registrata che verranno mandati in onda sul palco prima di ogni spettacolo, quindi sono voci del teatro che resiste da parte di grandi del teatro contemporaneo che hanno regalato questa voce di resistenza di un teatro che vive, che resiste al Festival di Resistenza di Casa Cervi. E stasera cominceremo con la testimonianza di Emma Dante. 19ª edizione del Festival Teatrale di Resistenza, premio Museo Cervi, Teatro per la Memoria, a Casa Cervi, a Gattatico, Reggio Emilia, dal 7 al 25 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento a Paola Varesi del Museo Cervi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci grazie presto. Grazie a voi, e a presto. Grazie, buon lavoro, grazie dell'ospitalità, grazie, vi aspettiamo numerosi, grazie, grazie Federico, sempre bello.